Lazzaro, alzati e cammina. Dietro, non ci puoi credere, dietro! Mangio. Stavo fino a mo' seduto, stavo sopra seduto. Non ho visto un puntino. Adesso sono sceso a fumare una sigaretta, stavo con la flip attaccata. Poi non fammi la staccare, su che la flip, non sono scenduto a bacio. Per volta la guardia giurata. Da dove vieni? Te la scolare. Adesso che devo chiamare la polizia. Cioè, cazzo me lo frega, ma chiamalo, cioè. Perché mi aveva visto in macchina, pensa che erano scappato. Infatti tu c'hai la sorvegliata. E chiamo. Anzi, le ho detto che la gira. Ma sanno pure loro che c'è la sorvegliata. Sì, è normale. Perché quelli hanno bisogno di stato i carabinieri di qua. E quelli hanno avvisato pure. Allora, questo, vedi che era girato, con il suo posto, sta la penitenziaria, i carabinieri e la polizia, che vale avvisa. Se volte li chiamo io. Ha fatto, vabbè, vai, vai, tranquillo, già vai, vattene sopra, eh. Ma sono uscito da, mi stavo finendo le sigarette, mi vedo che la macchina, si vede, scende a Mondial Pol, tutto pattizzito. Non sto cacci su, su, fatto, mo ti devo accompagnare io. Ciao. E ti ha accompagnato da qua? Ti ha accompagnato sopra. Ah. Le avventure di Giovanni. Le avventure di Giovanni, anche al policlinico. Mi sei stato riaccompagnato sì, dalla sì. Guardia giurata perché aveva paura che tu avessi. No, ma pensa che me ne ero scappato dal reparto, non che mi stavo rubando i macchinari, me ne ero scappato dal reparto, è diverso. Col macchinario, a lui non gli fregava un cazzo di te. No, no, non ci fregava il macchinario, mi fregava di me in realtà, perché non voleva che io me ne scappavo dal reparto. Capito? E mo non avevo per me arresto, mo mi do. E cosa mi hai chiesto l'ultima volta? Che volevi? Ah, volevi rispondere a qualche sì. Commento di quelli che hai letto? Sì, a quello ai che più scrive, piccati. A chi ha scritto che ho già risposto, che mi deve dare uno, mi deve far girare per 3 volte il policlinico. Oh, lo aspetto con ansia, guarda. E poi a quello per che... parlare civilmente. Sì, le faccio girare a lui l'ospedale. Gli faccio fare il giro dell'ospedale parlando. Il senso di questa cosa deve essere dimostrare che siamo sì, cambiati. Parlando, gli faccio girare tutto l'ospedale. Oh. Che siamo cambiati sì, e io quindi parlando, siamo discutiamo. Io parlando li faccio girare all'ospedale. Fate un giro attorno sì, all'ospedale. Gli faccio fare i 3 giri che mi voleva far fare a me, li faccio fare camminando e discutendo, sì, confrontandosi. Sì. Questo è il cambiamento. Poi a chi altri? Alla ragazza che le ha risposto ti do una mano. A lei li... Vabbè, donna almeno, eh? A lei li faccio fare un altro Giovanni. Giovanni. Sei veramente... Rendetevi conto che sono 3 mesi che sto qua dentro. Ho capito. Però non la conosce nemmeno. Chi se ne frega? Manco lei mi conosce, non può dire ti do una mano. No, lei ormai ti conosce. E anche a chi ha detto che vieni dietro, che pure tu sei rincoglionito a stare dietro a me, a Lello. È il suo mestiere, ha la sua scelta. Non, nessuno lo costringe a starmi dietro a me o a Lello o a chiunque sia. Però che sia rincoglionito posso confermare. Quello sta. Ti prego, quello, non è il savoiardo. Se vuole mi vuole aiutare come sta aiutando a me, a Lello. Ecco, agli hai altri. Detto la cosa giusta però, aiutare, non venire dietro. È una sua scelta, nessuno l'ha costretto. Poi a Tino è stato... Tino è costretto, ecco. Tino è costretto, perché fa le cose che faccio io e quindi è costretto. Tino, però hai detto la cosa giusta, aiutare, non venire dietro, perché è una cosa diversa. Quello sembra il cagnolino. Aiutare invece... Mo veramente, fai 3 giri a Tuna Tulo Paul Clinic. Dimmi. E fai tu, non vai dietro. Siediti. No, in avanti. Oh. In avanti. Io però invece vorrei che tu rispondessi a chi scrive. Quelli invece ho letto anche commenti positivi. Positivi ce ne sono tanti. No, ma chi scrive? Giovanni, è arrivato il tempo di pensare a cosa sarà quando esci di qui. Ma per seriamente, momento, ma per a il parte momento le non c'è ancora uscita definitivamente perché devo fare la fisioterapia sicuramente. Quindi sarà una dimissione in un centro che ti possa consentire di fare fisioterapia. Però 15 giorni, no, 20 giorni, sì, un mesetto, poi qualcosa in più penso. Però diciamo forse abbiamo quindi più tempo per sì, poter pensare. Perché comunque sta ancora gonfia la gamba, sta ancora drenando, però è molto di meno. Però comunque finché mi posso mettere a passo della virgoletta normale come stavo prima ci vorrà un altro mesetto. Si finirà tutto giugno, con metà di agosto, penso. Di luglio, di luglio.
sta già pensando alle ferie, perché siccome è stato molto preso, bisogna pensare alle ferie. Quindi mi deve accompagnare poi dopo la fisioterapia a mangiare e al mare. E al mare, perché? Certamente, perché Loconte ti sta sempre dietro. Devi accompagnare a me e a Tino, ci devi lasciare. E io me ne devo andare. E te ne dai, se no ci rovini la giornata. Ma certo, me ne rendo. Stai dicendo una cosa giusta. Ci lasci. Non so come ti viene, ma stai dicendo una cosa giusta. Tu questo volevi, cioè proprio lo vai trovando quello che si prende. Bisogna dire le cose giuste. Va bene, hai ragione. Ti chiameremo, poi ti manderemo alla pesciera per un po' di pesce crudo. Beh. Vieni, ce lo lasci e te ne vai di nuovo. E che cazzo, non è che puoi dire sempre lavoro. Ogni tanto. Tu lavori. No, infatti. Tu non ha più parole perché. Ma gratis, io ti sopporto, che è tutto dire. Ma questo è un lavoro, secondo me. Già, so, e questo è più del tuo lavoro, sopportarti di più. No. Più di andare girando con te, e mentalmente lavoro. E a chi invece dice che tu, quando attacchiamo la telecamera, quando accendiamo la telecamera, vesti il ruolo del personaggio strafottente che... Quello è... Un po' sì, ammettilo. Vesti i panni. Aspetta, del personaggio strafottente. Una cosa abbastanza dura da menarti appresso. No, non c'è. La vacca. Sì. La vacca. Ah no, tanto lo conto poco. Devi ancora pagare loro. A chi dice che invece tu vesti i panni del personaggio quando accendiamo la telecamera? È un po' il personaggio, ma anche un po' il mio essere pure fuori dalla telecamera. Non è che sia tanto diverso, lo sappiamo benissimo. Per chi mi conosce sa come mi comporto fuori e come mi comporto in telecamera. Sì, certo che con la tua puntina strafottente c'è sempre. No? C'è qualcosa in più nella telecamera, perché c'è lo scherzo, la cosa, però anche nel fuori dalla telecamera. Ed è una cosa su cui si può lavorare? No, lo devi lasciare stare proprio. Cioè, nel senso, non si può cominciare a pensare di essere un po' meno strafottenti? Con te no. No, con me lascia perdere. Io dico in generale nella vita, perché tu non avrai a che fare. Io con te sto facendo strafottenti. Prima o poi finirà. Cioè, prima o poi ci sarà una situazione diversa. Quindi mi chiedevo se, diciamo, nel mondo tu potrai stare meno strafottente. Si troverà un lavoro, una cosa, è normale che si cambia tipo di vita. Sia caratterialmente sia normalità. Nei costumi. Vabbè, mi metto il costume da bagno, un costume rigato. Ecco, questo dicevano. È giusto, dai. La battuta in qualche caso ci sta, è ovvio che ci sta. Poi la lavanderia l'ho conta, prima mattina tu mi mandi le robe. Lui mi ha mandato la foto del buongiorno, io gli ho mandato la foto delle robe stesse. È chiaro, ho fatto. Buongiorno. Per me buongiornissimo, anche perché mi sono alzato mezz'ora prima alle 6:30 per fare il bucato di Giovanni. Loco! Oh! E me lo merito, a volte me lo merito, questa è una volta in cui me lo merito. Hai trovato i cornetti? Tiro, no, perché sta per favore, per favore, sta facendo troppo pubblicità. Per favore, mi devi portare i cornetti per la mattina e una busta di patata grande. Questo è stato il messaggio. Ok. Ora, ma scusa Giovanni, quali cornetti? I cornetti Kinder, perché evidentemente vede la pubblicità e sanga Naruto, capito? Quindi i cornetti Kinder e poi la patata, quella classica, Tino, senza orpelli, quella grande, la patata grande. Che lessa come... No, no, la patata in busta, la patata umida, che lui può sgranocchiare. Umida, secca e croccante. Come secca e croccante? Che da secca e croccante. Quindi tu la vuoi umida? Io la voglio umida. Ho capito. All'umido la vuole la patata, direttore. Ha sentito? Patata in umido vuole. Lei invece? Lei le vuole come la gradisce? Lei le vuole stagionare. La vostra astinenza vi accomuna, ecco perché poi andate sempre lì. Stai parlando tu. Ti ricordi quando era bello? Come che dici tu? Poverino, come va? Non lo vedi come sai che sia? Fra patata e i cornetti Kinder. Patata. Come al solito non butta che. Ecco, sì. Ecco. No, è per sapere. E quindi possiamo chiudere. Loco. Oh!